una Galleria 3 di Matteo Ranuzzi. Ranuzzi un po' in difficoltà, 7-4. Bella botta di Ranuzzi, 5-7, rimonta. Era partito avanti, poi si è fatto riprendere, ma sta riprendendo. Quanti sono? Guarda, le risposte sono forti. È che anche troppo largo. Ha ricominciato da poco, ma è forte. Se riesce a farlo attaccare. Set a 6, bella rimonta di Roberto Ranuzzi, che prova la botta al piede, poi bella, ha finta e botta al piede, la riprosa è bella, sì. 7 pari. Si è voluto far tirare l'arresto sopra e poi l'ha ripreso in prima. Bravissimo. Bella davvero, è stata... Soprattutto da 7 a 4 è tosta, rimonta. Aspetta, faccio vedere questo nuovo commentatore di scherma. Sì, adesso posso fare solo questo. Vabbè, io perché secondo te lo faccio? Perché finisco presto le gare. Allora siamo una coppiata vincente. Dai, sei assunto. Forza, dai. C'ho la tosse. No, vanno di delle belle parate di scotto, quelle devi fare. Era già quella faccia lì. Alessandro Ranuzzi tira per la scherma al Treviso, come me, perciò mi sono permessa di dire dai, anche se Roberto Di Matteo ce l'ho nel cuore, il mio maestro all'inizio. Quindi qua chi vince vince, sono contenta, via. Federico, se tu non la smetti di innervosirmi, Federico Strano, di mandarmi in ansia, scrivi solo cose positive. E ora vediamo, riprendono dalla parità, vediamo che c'è il coraggio, è bravissimo Roberto Di Matteo, è partito una bella flash della cavazione. 8-7, ha sorpreso Alessandro Ranuzzi. Pure con Bianca aveva fatto una bella rimonta, Ranuzzi, ha incontrato Bianca in semifinale, quindi non bisogna sentirsi sicuri anche se sembra di essere in vantaggio. Bella questa punta di Matteo. Penso che è andata. Aspetta, guarda che 9-7, ahimè ne ho visti. Non ha più la possibilità di fare quello che poteva fare, perché ora ha paura di fare. Guarda, Alessandro è abbastanza tranquillo, io invece sulla spalla e prende. No, ecco, vedi, questa deve fare. Però vedi che ce l'ha avuto il coraggio. Sì. Guarda che Alessandro è tostissimo. L'abbiamo visto pure prima, ha fatto delle rimonte. E deve farsi tirare senza farsi toccare, questo è l'anno. Oddio, sei riuscito prima, sono riuscito in questo. Non ti inquadro bene. Ho dei dubbi perché di Matteo una volta te la battaglia, meglio. Eccole, vabbè, ma qui Roberto è partito con tempo meraviglioso. E ricordati che è stato anche il suo maestro, quindi lo conosce bene. Bravissimi. 10-8 per Di Matteo. Allora, andiamo a fare l'intervista a Di Matteo. Sono due volte che ti riprendo e due volte che vinci, comincio a pagare. È vero. Ma tu quando tiro io, quando cacchio vai, vieni, te riprendi se porti bene. E stavo a tirare, ma qualcuno mi porta bene a me ogni tanto. Ma poi prendo il portafoglio, fai. C'è il figlio. Che mi sta corrompendo, signore. Sì, per una ripresa ti corrompo. Vabbè,
Allora adesso vi saluto e mangio il panino. Tanto caso probabilissimo poi. Tu fai o credi? Io devo guadagnare qualche modo. Certo. È il mio stabilizzatore. È bellissimo. Ciao. No, nel frattempo sono cominciati i gironi della categoria 2, vedete qua, e i gironi della categoria 1 di spada femminile. Per cui io adesso faccio un po' di relax, anzi mangio qualcosa. Salutate il vostro commentatore, prego. E lascio qua. Federico strano, che cosa vuoi? Come posso inquadrare meglio? Che succede? Non lo so. Cioè qualche cosa, prima non ti lamentavi, spiegami bene, spiega dove sbaglio.